Da Radio Speranza va ora in onda Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. Un saluto a tutti. Le recenti vicende del Nepal in qualche modo hanno turbato la coscienza dei credenti. La solita domanda di fronte alle vicende storiche molto drammatiche, agli orrori anche, oltre che agli errori degli uomini, ci porterà a dire: ma Dio dov'era? Ecco, dove c'è la povera gente, la natura colpisce molto duramente, e di fronte a queste sciagure ci chiediamo appunto la domanda che è ricorrente, ma è una domanda che è insopprimibile: Dio dov'era? E allora dobbiamo imparare un po' a rimeditare tutte le vicende storiche, perché un esame molto improvvisato e superficiale ci potrebbe portare a dire: Dio dov'era? Ma non c'era. E quel non c'era potrebbe diventare non c'è, perché proprio le popolazioni che vivono in povertà o addirittura in miseria vengono maggiormente colpite, e gli abitanti dei ricchi grattacieli, in quei paesi molto ricchi dove c'è il petrolio e dove si verificano terremoti ancora più forti di quello del Nepal, sono ben protetti dalla tecnologia, dal progredire delle costruzioni, e quindi rimangono nelle loro situazioni anche di privilegio. Allora la storia, diciamo, è una dimensione dell'uomo che va accettata nel presente, ma soprattutto va proiettata nel futuro. Alla fine del tempo o alla fine dei tempi, allora ci sarà un giudizio globale, e allora vedremo che veramente Dio è il Signore della storia. Fin quando abbiamo una concezione molto segmentata della storia, non ci potremmo mai fare un'idea adeguata di Dio e anche dell'uomo. Quindi dobbiamo proiettarci in una dimensione che è nel tempo, ma va anche oltre il tempo. Nell'Apocalisse Gesù dice: sì, verrò presto, ma questo presto veramente non ci risulta, perché non vediamo una presenza di Dio che ci attende con impazienza. Dio ha consegnato all'uomo il comando, diciamo, di questa nave che viaggia nel tempo, viaggia nello spazio, la terra è nelle mani dell'uomo. Rimarrà un piccolo resto, il piccolo gregge, saranno salvati tutti, verrà redenta la storia con tutti gli orrori che comprende al suo interno. Come concepire questo? Ma la chiave di interpretazione è sempre una, è molto profonda, apparentemente semplice. Nella croce di Cristo c'è la sintesi di tutta la storia del mondo, delle cose belle che ha fatto l'uomo, come delle cose purtroppo un po' meno belle, quantomeno un po' meno belle. Ecco, allora noi ci ripromettiamo di avere una visione più profonda degli avvenimenti, collocandoli in un rapporto fra la libertà dell'uomo, la liberalità di Dio, la provvidenzialità di Dio che volge il male in bene. Ma questo è un discorso molto impegnativo. Facciamo un breve break.
veret summe omnium redentor oculos nostros sublevamus plentes exaudi Christe supplicantum preces attende attende Domine et miserere quia peccavimus tibi rogamus Deus tua maiestatem auribus sacris gemitus exaudi crimina nostra placidus indulge attende Domine et miserere quia peccavimus tibi attende captus nec repugnans luctus testimus falsis pro reis damnatus quos redemisti tu conserva Christe attende Domine Torniamo in questo rapporto problematico fra la infinita libertà, di cui ovviamente dovrà rendere conto l'uomo, ecco, dell'uomo nel suo operare, nel prendere delle decisioni, e le conseguenze di questa libertà, che talvolta sono grandemente drammatiche. Qualche volta le decisioni dell'uomo pare che vadano a finire nella voragine del nulla, o addirittura dell'assurdo. Però all'interno di questa storia così fortemente intrecciata, disordinata, irrazionale, ecco, splende sempre la luce della croce. È il solito ritornello che potrà apparire ripetitivo, ma è ripetitivo, sembra ripetitivo, perché non andiamo oltre noi una lettura puramente superficiale della croce. La croce è il mistero, il coagulo, la sintesi di tutto ciò che è avvenuto, sta avvenendo oggi e avverrà nel futuro. La croce buca il tempo e ci porta nell'eternità, un'eternità già presente. Ecco la lettura della storia. Quindi non dobbiamo disarmare di fronte a fatti come il terremoto del Nepal, come tante altre vicende che riguardano il pianeta. Dobbiamo chiederci di questa infinita libertà e di cui Dio ha voluto munificare l'uomo. L'uomo che cosa ne fa? Una lotta per il potere, per il raggiungimento di un predominio, oppure un servizio a ciò che è bello, a ciò che è vero, a ciò che è buono? Quindi il vero problema è interpretare l'uomo, l'uomo per quello che è capace di fare nel bene e nel male.
Quante volte abbiamo detto, ma ci sono periodi bui nella storia, però è altrettanto vero che proprio all'interno, in mezzo ai periodi bui, abbiamo avuto figure veramente grandi, ma non soltanto nel campo religioso, anche nel campo civile, perché è tutto l'uomo che dobbiamo considerare. E allora, guardando indietro, proiettandoci in avanti, dobbiamo dire, ci appartiene il tempo. Non dobbiamo rimanere vittime del tempo, ma dobbiamo dominare il tempo come tutte le creature che Dio ha consegnato all'uomo. Il tempo ci appartiene e non dobbiamo chiamare in giudizio Dio alla fine dei tempi, ma noi saremo giudicati da Dio, ricordandoci sempre che Dio è il Signore della storia, del tempo e di tutto quello che c'è. A risentirci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella.